Pronti. 1 2 3. Buono il segnale con il tentativo di Rilidiel di assumere il comando, però lo anticipa Gimieven Sisu. E lungo la corda è veloce anche Venina Jet che va in seconda posizione costringendo Rilidiel a prendere in mano e sistemarsi in terza. 200 iniziali completati in 15-2 da parte di Gimieven Sisu che precede Velina Jet, quindi Rilli DL, più indietro Nosgir, Gear, tanto il quarto iniziale completato in 31-2 da parte di Gimieven Sisu, che continua a guidare mentre dalle retrovie c'è già, già movimento con in terza ruota addirittura Universo Jet che viene anticipato. Deve farsi tutta la curva in terza corsia perché l'ha anticipato Zeno del Ronco che a sua volta si porta su Velina su Game Evans. Usu e passa a condurre dopo 800 metri in 1 e 3 netto. Rimane così all'esterno Universo Jet con Zeno del Ronco, l'altro doppiamente penalizzato che lo ha anticipato. Ora un. Parziale in 15 per arrivare a un eh, chilometro nell'ordine dell'1,18. Ci avviciniamo quindi a metà gara con eh, Zeno del Ronco che conduce in seconda posizione Gimme e Vensisu, mentre all'esterno è sempre Universo Jet lungo la corda Velina Jet in terza posizione a precedere Riri A largo intanto, ha spostato anche Nosgir che è andato direttamente in schiena a Universo Jet. Completati i tre quarti di miglio, ora siamo. sul finire della piegata. Intanto poco più di un giro alla conclusione con una situazione tattica invariata, al comando è sempre Zeno del Ronco, Universo Jet si impena a largo, in terza ruota lo scatto di Verdi Prav, Verdi Prav si porta sulla pariglia di testa, in breve supera Universo Jet e scatta anche su Zeno del Ronco per mettere qualcosa davanti all'avversario, a 600 dalla conclusione. Passa in vantaggio Verdi Prav che deve ancora scendere alla corda comunque. Mentre Calato Universo Jet scende in questo momento alla corda. 400 alla conclusione con Verdi Prav che allunga. Prende una lunghezza e mezzo di margine a zero del Ronco. In terza posizione c'è Gimmi Even Sisu. Gli altri sono praticamente scomparsi, soltanto Velina Jet cerca di riportarsi sotto con in schiena italiano KP. Ora può correre, era rimasto chiuso, intanto Verdi-Prav ha preso margine nettissimo in arrivo, ora deve soltanto controllare la situazione. Finisce netto primo Verdi-Prav, secondo posto ancora per Zeno del Ronco, per il terzo dovrebbe essere il numero 5 italiano K.P. che ha ragione degli avversari. 1-16-7, ma preso naturalmente dallo start, vale meno per il cavallo 20 metri, cioè Verdi Prav. Andiamo a rivedere le battute finali con Verdi Prav che controlla la situazione. VP dell'Annunziata in sediolo per il training di Vincenzo Castiglia. Conferma l'ottimo momento di forma. Verdi Prav in una situazione certamente non semplice, ma viene a vincere davvero da dominatore questo, questa corsa maratona, secondo posto per un valido 0 del ronco. Al terzo finisce capitano italiano KP. È tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio, l'appuntamento è per giovedì prossimo.